Il Parco San Valentino di Pordenone ha riaperto nella sua nuova e meravigliosa veste di luogo totalmente inclusivo. Ora tutti gli spazi sono utilizzabili anche dalle persone disabili. A finanziare l'opera è stata la Fondazione Pier Antonio Locatelli. Un'opera voluta dalla fondazione che porta il nome dello zio Pier Antonio, fondazione voluta dai figli Luca, Giancarlo e Nicola, che hanno fortemente desiderato donare qualcosa alla città di Pordenone, nella consapevolezza dei valori che aveva Pier Antonio e con i quali è cresciuta la famiglia. Quindi la solidarietà in primis, la famiglia, il lavoro soprattutto, e in questo senso fare un qualcosa per chi è meno fortunato. La fondazione ha potuto contare sulla collaborazione dell'amministrazione comunale. Grazie alla Fondazione Pier Antonio Locatelli, che non smetterò mai di ringraziare per la generosità e la discrezione con cui sono stati generosi, il Parco di San Valentino può ospitare bambini o adulti con percorsi, giochi, attrezzature, arredi indifferentemente utilizzabili senza alcuna distinzione sia da persone normodotate sia da persone disabili. Significa da un lato aver riqualificato quest'area, aver svuotato il laghetto, averlo reso smeraldino, creato il pontile, sistemata la cartiera, rifatti i percorsi e dotare anche di questi giochi. Significa in sostanza onorare un principio fondamentale che è quello di consentire alle persone più fragili, alle persone più svantaggiate, non certo per loro scelta ma purtroppo per loro sfortuna, di poter godere appieno delle bellezze del Parco di San Valentino. Piantati anche 20 alberi nuovi e riqualificata la ex cartiera che il comune ha assegnato all'Associazione San Valentino e all'Orchestra San Marco. A progettare la nuova veste inclusiva del Polmone Verde è stato lo studio Global Project. Parco inclusivo nasce effettivamente dalla progettazione inclusiva, che è un approccio al disegno dello spazio che vuole dare risposte a chi richiede degli accorgimenti particolari, quindi bambini, anziani, persone con disabilità, ma non è esclusivo, è dedicato a tutti e quindi delle scelte, dei disegni, delle forme, delle modalità d'uso di un medesimo oggetto che possono andare bene a chiunque.